Gianfranco mi ha lanciato un punto di programma e mi ha detto quali saranno i provvedimenti che porteremo nel primo Consiglio dei Ministri. Ecco, io vorrei dire che il nostro programma è un programma di continuazione con il gran lavoro che si è fatto nei 5 anni del nostro governo. E vedete, nessun leader politico, nessuna forza politica è riuscita a cambiare, a migliorare il proprio Paese avendo a disposizione soltanto una legislatura. Tutti i politici che negli anni passati si sono segnalati come statisti hanno governato per almeno 2 legislature. Addirittura la signora Thatcher mi ha detto in un incontro, anzi nel primo incontro dei tanti che ho avuto con lei, che la prima legislatura gli era semplicemente servita per capire e per immaginare le soluzioni dei vari problemi e che soltanto nella seconda legislatura era riuscita a realizzare i programmi che erano scaturiti dall'esame dei problemi nei primi 5 anni di governo. Noi, credo, siamo stati un po' più bravi, abbiamo fatto di più, avevamo preparato un programma negli anni che ci videro all'opposizione, vi ricordate quelli della traversata del deserto, e andati al governo nei primi 100 giorni fummo capaci di introdurre molte riforme e di dare inizio alla realizzazione delle promesse, degli impegni che avevamo assunto durante la campagna elettorale e anche di essere orgogliosi, questo fu da noi raggiunto come obiettivo, del fatto di avere portato in politica una nuova moralità. Non è moralità in politica, ci mancherebbe altro, soltanto il non rubare è moralità, deve essere moralità il fatto di mantenere gli impegni che si fanno agli elettori.